Grazie. Allora, mi scuso ancora per la voce decisamente bassa, ma come dicevo prima, è un bene, in genere i moderatori meno parlano e meglio è. Io introduco rapidamente, intanto saluto tutti i partecipanti, vedo questo partecipanti 100 che mi lampeggia davanti, che insomma una certa apprensione la mette. E naturalmente, diciamo, io così ho accettato molto volentieri di fare questa piccola introduzione, poi magari appunto la moderazione dopo del dibattito, perché naturalmente con Stefania e Maria abbiamo anche avuto occasione di lavorare insieme su questi temi e su altri. Una rapidissima presentazione delle due autrici, penso che sia necessaria, anche se credo la maggioranza dei partecipanti già vi conoscano. Diciamo che anche questa è una cosa, secondo me, interessante di questo libro, perché vede a partecipare, diciamo, come coautrici Stefania Manca, che è ricercatrice all'ITD, l'Istituto delle Tecnologie Didattiche del CNR di Genova, da diversi anni, insomma, naturalmente si è sempre occupata soprattutto di temi come quello del rapimento collaborativo, ma l'elenco dei progetti e delle pubblicazioni di Stefania è, come dire, effettivamente è talmente lungo che ora non lo possiamo sintetizzare in pochi minuti, però diciamo che l'ITD è sicuramente la punta di diamante della ricerca educativa in Italia. Maria Ranieri, invece, è ricercatrice all'Università di Firenze, da molti anni si occupa di vari, diciamo, ambiti, tra cui anche lei, quello dell'apprendimento collaborativo. Abbiamo lavorato insieme moltissimi anni fa su sistemi davvero diversi, dai social network, sistemi specializzati proprio cioè per trovare il modo, in poche parole, di far lavorare insieme le persone in rete. Allora, a questo punto, i social network nell'educazione. Intanto, secondo me già il titolo rompe un po' uno stereotipo, perché mettere insieme social network e educazione per molte persone diciamo, per molti è un ossimoro, no? Cioè si possono utilizzare i social network a scopi educativi? Direi che se lo chiedessimo così, facessimo, sapete, quelle interviste un po' tipo programmi televisivi in strada, la maggior parte delle persone per me direbbe di no. Ecco che social network diciamo, è pensato come un luogo soprattutto dedicato così al relax, anche alle relazioni, ma non certo a relazioni di tipo professionale e meno che mai tipo educativo. Anzi, spesso appaiono articoli sensazionalistici, no? Sui rischi, che del resto esistono, non si devono assolutamente negare. E infatti il libro, ma adesso lascio la parola alle autrici, secondo me ha proprio, ed è qua devo dire, non voglio fare, come dire, subito l'incensamento delle autrici, però insomma è un po' loro tradizione quella di affrontare un tema e svilupparlo tutto. Va bene, dall'inizio alla fine in modo esaustivo, e questo libro lo fa perché ci parla dell'educazione ai social network, che è una cosa molto importante. Poi vediamo cosa dicono loro, se no io poi mi sono preparato qualche domanda su questo. Dopodiché, la parte che riguarda l'insegnamento e l'apprendimento, quindi o dopo aver imparato a usarli, si possono usare per insegnare e per apprendere. E infine il tema dello sviluppo professionale, che oggi è di un'importanza fondamentale, sostanzialmente l'educazione degli adulti, ma un'educazione di tipo professionale. Possono essere utilizzati anche per questo? E questo, diciamo, sostanzialmente copre tutto il range del tema, appunto, di social network nell'educazione. Avevo promesso di essere breve, forse ho già contravvenuto alla mia promessa, e quindi mi fermo qui per il momento, e se non sbaglio e se già non comincio a, diciamo, a moderare male, cedo la parola a Stefania, giusto? Per una prima introduzione.